Quali sono i punti della legge che proprio non la convincono? Guardi, il problema di fondo è proprio quello che avete sottolineato poc'anzi, ovvero prima ascoltavo l'intervista che avete fatto a Matteo Renzi, parla di Parlamento. Parlamento etimologicamente significa che serve parlarsi rispetto a quello che fondamentalmente si va a proporre. Il Partito Democratico, per mano e per voce del suo segretario, ha evidentemente alzato un muro su un'eventuale trattativa parlamentare per cercare di, voglio dire, agglomerare quasi tutti, se non tutti, i gruppi politici. Il centrodestra ha chiesto, come sa il senatore Malan, una mediazione sul testo. Dopodiché, non è che, voglio dire, persone come Ainis, come l'ex ministro e presidente della consulta Flick, voglio dire, siano necessariamente iscritte a Fratelli d'Italia quando parlano di un pericolo rispetto al fatto che andremmo a modificare, ad esempio, anche un articolo della Costituzione con una legge ordinaria che, tra l'altro, potrebbe essere molto più modificabile dai prossimi governi rispetto al testo della nostra Carta Costituzionale. Ovvero, le definizioni del DL Zan, il problema è che non sono generalmente condivise. Quando non sono generalmente condivise, serve un dibattito. Mi spiego. Ha senso oggi usare il diritto penale, perché di questo si tratta fondamentalmente, anche la Moretti ricordava prima l'articolo 604 del codice penale, ovvero ha senso usare il diritto penale come, diciamo, promozione di nuovi diritti? Se non sono ampiamente condivisi all'interno del Parlamento? Secondo me è molto difficile. Dopo, voglio dire, salutandola, ricordo che è già la maggioranza che si crea dei problemi in suo seno rispetto alla, voglio dire, a quanto arriverà oggi in Parlamento. Cioè, il tema dell'identità di genere oggi è un concetto chiaro a tutti, è un concetto, oserei dire, filosoficamente e sociologicamente chiaro a tutti, e mi riferisco nello specifico, ad esempio, all'articolo 4 della stessa legge. Cioè, il pericolo, in questo caso, come cita l'articolo 4, di compimento di atti discriminatori. Oggi in Italia esistono delle leggi, esiste l'articolo, si poteva fare un'estensione a questo punto, una modifica del codice penale all'articolo 604 senza tutto il corollario che riguarda evidentemente ad esempio l'identità di genere. Esiste la legge Mancino? Bene. Esiste l'articolo 3 della nostra Carta Costituzionale? Ecco, serve un dibattito. La risposta di Fratelli d'Italia, anzi le risposte di Fratelli d'Italia furono a questo punto, perché oramai si arriverà in aula con un testo non ampiamente condiviso, purtroppo non ampiamente condiviso e non dibattuto così come si doveva fare. La nostra risposta era mediazione, se ne parla, si cerca, non dico di perdere, ma di investire qualche altro giorno per poterne parlare. E poi vogliamo vedere a questo punto, considerato che abbiamo presentato una mozione affinché il governo italiano vada in Europa ad incitare, voglio dire, l'Europa a condannare, ad esempio, la cooperazione culturale rispetto a stati, ce ne sono molti purtroppo, che prevedono reati di omosessualità, perché dopo in Italia succede tutto questo gran dibattito sulla legge Zan. Va bene, vedremo come andrà a finire. Però dopo il nostro paese fa affari, o perlomeno fa cooperazione culturale, con paesi che condannano, voglio dire, a livello penale, il reato di omosessualità. Quindi noi abbiamo chiesto anche, voglio dire, questo proprio per cercare non di mettere sotto scacco questa maggioranza piuttosto che l'Europa, ma perché ci sembra una cosa evidentemente molto giusta. Chiedo a Mariana Capitano e poi a Claudio Cerasa, molti giornali.